Ciao a tutti, io sono Celeste e oggi sono qui a Yoga Essential per guidarvi in questa pratica di Hatha Flow. Sarà una pratica dinamica con un ritmo però piuttosto lento, quindi vi chiedo proprio di ricavare un'ora del vostro tempo da dedicare all'ascolto del vostro corpo e del respiro. Cominciamo proprio da qui, dal respiro. Chiudiamo gli occhi. Proviamo a percepire la nostra posizione, cerchiamo di capire se la sentiamo comoda, adatta al nostro corpo. Rilassiamo le spalle, portiamo l'attenzione verso gli appoggi, quindi glutei, bacino. E iniziamo a raccogliere tutte le informazioni che arrivano dall'interno. Senza alterare troppo la nostra respirazione, limitiamoci a osservarla per capire come stiamo oggi, in quali punti del corpo percepiamo una concentrazione di pienezza e di energia e in quali punti invece avvertiamo magari una sensazione di svuotamento. E lì dove sentiamo meno presenza, magari nella zona delle gambe, del bacino, proviamo a concentrare la nostra attenzione e a riempire attraverso il respiro. Portiamo i palmi delle mani davanti al petto e facciamo un Om che ci aiuti a raccogliere la nostra concentrazione. Inspiriamo insieme. Sostiamo un attimo nella vibrazione, percepiamo la pelle che risponde alla nostra vibrazione e poi cominciamo a entrare nello spazio del movimento. Andiamo a intrecciare le dita delle mani. Nell'inspiro solleviamo i gomiti, percepiamo il respiro che entra nelle costole. Nell'espiro accompagniamo i palmi delle mani verso il cielo, il coccige radica verso il basso, il mento si allinea. Manteniamo la posizione in uno stato di presenza e di quiete. Il flusso dei nostri pensieri magari non si è fermato, ma abbiamo già la capacità di lasciarli scorrere, di non aggrapparci, di non seguirli. Le spalle sono leggere, le scapole basse, le ascelle aperte. Nell'inspiro apriamo i palmi delle mani, guardiamo verso l'alto ed espirando la mano sinistra si porta sul ginocchio destro lentamente, il braccio destro si apre. Manteniamo la posizione attraverso il contatto tra la mano sinistra e il ginocchio, conquistiamo una torsione sempre più forte, sempre più decisa. Respiro. Gli occhi sono fermi, aperti. Inspiro, riporto le mani verso il cielo, l'addome forte, ritorno al centro, sguardo aperto ed espiro, vado dall'altra parte, mano destra al ginocchio sinistro. Al culmine dell'espirazione comincio a ruotare. Respiro. L'addome è morbido, quindi mantenete la posizione provando a sentire che la respirazione vi aiuta ad aprire lato destro e lato sinistro. Nell'inno torniamo su, braccia al cielo, espirando andiamo ad aprire le braccia, con i dorsi delle mani ci portiamo dietro la schiena, palmi delle mani a preghiera. Inspirando sollevo il naso, apro gli occhi ed espiro, creo spazio per provare a scendere. Questa potrebbe essere già la mia posizione finale, la mantengo chiudendo bene il mento, altrimenti se posso risucchiare in profondità l'addome mi lascio andare e cerco di arrivare con il centro della testa alla terra. E respiro. Il respiro è tridimensionale, quindi riguarda anche la schiena, riguarda anche la zona lombare. Inspirando srotolo ed espirando in maniera naturale, dosata, calma, sciolgo le mani e ci portiamo quattro zampe. Un movimento preciso, ginocchia alla terra, controllo la posizione delle mani sotto le spalle, dorsi dei piedi al tappetino, entriamo nella posizione del gatto, in questo modo parto dal coccige, inspiro,
Libero bene i visceri verso la terra, allungo, ascolto, mantengo una leggera apnea e respirando riparto dal coccige, sento l'addome che rientra e il mento si chiude. E continuo, ciascuno di voi avrà il suo ritmo, asseconderà il movimento con il respiro e il respiro con il movimento. Io vi consiglio nell'ispirazione di mantenere lo sguardo rivolto verso il naso. Nell'espirazione invece spostate gli occhi al centro della testa e in questo modo avremo anche un rilassamento dei bulbi. Facciamo ancora un respiro e qui andate in profondità, provate proprio a toccare tutte le vostre vertebre. Sentite proprio l'espansione ed espirando percepiamo la forza dell'addome che chiude, le mani che premono, la testa che si rilassa. Puntiamo le dita dei piedi nella prossima ispirazione ad Adho Mukha Svanasana. Cominciamo con le ginocchia piegate, con i talloni verso l'alto. E mi prendo del tempo per aprire meglio le dita delle mani e per radicare la mia presenza nel suolo. Quindi i miei piedi si sentono, le mie mani si sentono nella terra. Inspirando, stendo bene le gambe ed espirando, tengo il bacino di dov'è. Mi limito ad accompagnare i talloni alla terra. E mentre il bacino punta al cielo, i talloni puntano al suolo. E ho una risposta nella zona dell'ombelico, che percepirete bene risucchiata. E sto. Se la posizione è scomoda, cerco di accomodarla al mio corpo. Se ho l'istinto di muovere qualcosa, magari le ginocchia, lo secondo, ma so quello che sto facendo. Nella prossima ispirazione, sguardo tra le mani, facciamo due passi precisi, piede destro, piede sinistro, porto le mani alle tibie, allungo lo sguardo, chiudo gli occhi e rivolgo gli occhi chiusi proprio alla punta del naso, mantengo e respiro. Deve essere piacevole questa sensazione di apertura della parte alta della schiena. Espirando, proviamo a chiuderci, accompagniamo le mani accanto ai piedi e ci diamo il tempo di raccogliere l'ombelico all'interno, di lasciare andare la testa. E sto, senza pretendere di poter arrivare a una piena chiusura, siamo solo all'inizio della pratica. Quindi tolgo tensione, rilasso la testa, ascolto il mio corpo. Nella prossima ispirazione abbandono ben indietro le spalle con qualche movimento che le rilassa, piego le ginocchia e srotolo, mi porto su. Ed espirando, accolgo questa sensazione di apertura con i dialoghi, ribilancio le mie energie, espiro. E ci prepariamo per i saluti al sole. Mani accanto alle cosce, massima concentrazione, dita dei piedi divise. Sento la coppa che c'è proprio tra i piedi, la coppa della zona del diaframma e la coppa della calotta cranica in fila, allineate. Inspirando, apro le braccia, arrotondo la schiena, attivo le cosce e sguardo al cielo. Espirando, lascio andare, porto il bacino indietro e sento la discesa del corpo, mi chiudo. Nell'inspiro, piede destro indietro, un lungo passo. Appoggio il ginocchio destro, la testa lentamente si srotola mentre il collo del piede posteriore è breve. Espiro, Adho Mukha Svanasana sul bacino, piedi uniti se me la sento, altrimenti un pochino divisi. Inspiro in avanti nella tavola ed espiro, ginocchio aperto, mento. Questo è un inchino, quindi provo proprio a lasciarmi andare, sguardo al naso. Inspiro, Bhujangasana. Arretro con le spalle, sento il mio corpo che cresce ed espiro, punto le dita dei piedi, bacino verso l'alto, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, passo in avanti con il piede destro lentamente, guardate le dita che si aprono, ginocchio sinistro alla terra, srotolo bene il mio sguardo ed espiro, piede sinistro vicino al destro, mi chiudo. Nel prossimo inspiro, tutto verso l'alto, abbraccio ed espiro, Samasthiti, rilasso le spalle, rilasso la testa, percepisco già che il collo è più morbido. Ancora, sinistra, inspiro, apro ed espiro, qui svuoto, porto indietro bene il bacino, mani alla terra, fronte alle tibie. Inspiro.
inspiro, passo indietro con il piede sinistro lungo e preciso, ginocchio sinistro al tappetino, srotolo la colonna lentamente ed espiro ad Urdhva Svanasana. Inspiro nella tavola, espiro Chaturanga per chi lo conosce, pure ancora ginocchio aperto, mento al tappetino. Inspiro indietro le spalle sul cuore ed espiro, bacino verso l'alto, talloni a terra, ad nuca. Otteniamo due respiri profondi. Ogni volta che inspiro premo le mani, ogni volta che espiro accompagno i talloni verso il suolo. Piede sinistro in avanti, ginocchio destro al tappetino, mi do il tempo di srotolare la colonna, sollevo bene lo sguardo. Ed espiro, gamba destra si solleva, chiudo il corpo, ombelico all'interno. Inspiro, tutto verso l'alto, sento il naso che si allunga, il coccige intorno, le braccia morbide. Ed espiro, samasthiti. Rilasso. Ancora, in, apro, avvolgo la schiena con le scapole, ed espiro, bacino indietro, mano nella terra, mi prolungo e sento per tutto il tempo la mia discesa. Inspiro, piede destro indietro, ginocchio destro al tappetino, andiamo a srotolare la colonna. Ed espiro, tiro bene indietro il bacino, Adho Mukha Svanasana. Inspiro nella tavola, espiro, Chaturanga Dandasana, arrivo vicino alla terra. Inspiro, carico la faccia in su, tirando bene le mani vicine al bacino. Ed espiro, Adho Mukha Svanasana. Piede destro in avanti, un lungo passo, ginocchio sinistro al tappetino, vado a srotolare bene, mi do il tempo di sentire ed espiro, piede sinistro vicino a destro, mi chiudo completamente, mani forti. Inspiro, risalgo verso il cielo, ancora una volta abbraccio lo schiena con le scapole. Ed espiro, samasthiti, sono concentrato, sono presente. A sinistra, in, apro le spalle. Espiro, bacino indietro, mani alla terra, il petto si apre. Nell'inspirazione passo indietro con il piede sinistro e aspetto l'impulso per sollevare la testa. Ed espiro ad Urdhva Svanasana. Inspiro nella tavola, espiro Chaturanga Dandasana. Inspiro, carico la faccia di in su. E espiro. Adho Mukha Svanasana e mantengo la posizione per due respiri. Ogni volta che inspiro sento l'energia che entra nel corpo. Ogni volta che espiro non perdo niente della mia apertura, rilasso solo le tensioni inutili. Inspiro piede sinistro in avanti, lo seguo in tutta la sua traiettoria. Ginocchio destro al tappetino, srotolo, espando. Ed espiro, piede destro vicino al sinistro, mi chiudo. Inspiro, riaffioro. Allargo le spalle, le scapole, allungo. Ed espiro, samasthiti, abbasso le spalle e mantengo la posizione. Ruoto in avanti i palmi delle mani, allargo un pochino la distanza tra i piedi. Vado a cercare la sensazione di pienezza, dita dei piedi forti. Sento la posizione della montagna del corpo, coccige rotondo, collo morbido. E da qua nella prossima ispirazione faccio volare braccio destro verso l'alto, espando, mantengo il piede destro leggermente più premuto rispetto al sinistro, quindi cerco di spostare il mio peso verso destra, apro, arrotondo il naso, provo a guardare oltre la scella e sto. La mano destra diventa fredda, la mano sinistra diventa calda. Sento la posizione, inspiro, mi riporto verso l'alto, estendo anche il braccio sinistro ed espirando vado dall'altro lato, coccige rotondo, peso verso sinistra. Riempio bene questa posizione e faccio salire l'inspiro nel fianco sinistro e l'espiro nel fianco destro. Il piede soprattutto sulla parte sinistra del corpo, il bacino allineato e anche qua arrotondo il mio sguardo oltre la scella sinistra.
Inspirando, ritorniamo al centro, le mani si guardano a contatto, i piedi si avvicinano ed espiro, mani alla terra, bacino indietro, chiudo il mio corpo. Nel prossimo in, sguardo in avanti, cerco di allungare bene la schiena, se serve, mani alle tibie ed espiro, due lunghi passi indietro nella tavola, mantengo la posizione. E sto, e qui cercherò di chiudere bene le ascelle, quindi vado verso una chiusura delle ascelle, rilassamento della testa, attivazione delle cosce. E non pensate tanto alla forma della schiena, ma pensate all'azione dell'addome. Accompagno le ginocchia alla terra, faccio un'inspirazione ed espirando spingo indietro il bacino, vado ad agganciare i talloni con le mani, il tallone destro, il tallone sinistro. Inspiro qui, allontanando la testa dalle spalle ed espirando, provo a lasciare scivolare il mio peso al centro del capo, dorso delle mani alla terra e sto. Nella posizione della lepre abbiamo proprio la possibilità di lasciare scorrere i nostri fluidi verso la testa e di premere un punto che solitamente dimentichiamo di attivare, quello che abbiamo proprio al centro del capo. Scogliamo bene dietro con il bacino, andiamo ad allungare le mani all'inizio del tappetino. Inspirando, ritorniamo in Dukkha Svanasana, talloni alti, ed espirando, appoggio i talloni mentre i gomiti si aprono leggermente verso l'esterno. Nella prossima ispirazione allungo la gamba destra al cielo, piego il ginocchio, lascio andare il tallone destro verso il gluteo sinistro e sto. Respiro. Sentite bene la pressione di entrambe le mani, attivate la gamba sinistra, provo a percepire l'energia che scorre nel corpo. Nella prossima ispirazione, piede destro in avanti, ginocchio sinistro alla terra, posso mantenere questa posizione, oppure chi se la sente, abbassa bene le spalle, porta le mani al cielo oltre la linea della testa e va ad inarcare leggermente la schiena, il mento rigorosamente chiuso. Il bacino scorre verso la terra, il respiro si porta nel cuore e mantengo. Ancora un respiro. Inspirando, riporto le mani al tappetino, punto i polpastrelli della mano sinistra, vado ad attivare il piede posteriore e nell'inspirazione stendo il braccio destro, godendomi tutta la salita e faccio spazio nelle spalle. Se qualcuno di voi vuole aprire leggermente il braccio, dovrà però portarsi dentro bene tutta la schiena, altrimenti mantenete la mano destra al cielo, sostenete la posizione, respiro. Nella prossima ispirazione, tutte e due le mani alla terra, facciamo un lungo passo indietro nella tavola, proviamo a scendere in Chaturanga, allargando questa volta un pochino la distanza tra i piedi. Inspiro, carico la faccia in su ed espiro. Ad Dukkha Svanasana. Andiamo a sinistra, quindi allungo la gamba sinistra al cielo. Espirando, il tallone sinistro va alla ricerca del gluteo destro, bilancio bene la mia posizione e la forza delle mani, sguardo sotto l'ascella sinistra, respiro. E anche qui mi gusto tutte le sensazioni, anche i piccoli fastidi, cerco di integrarli. Nella prossima ispirazione facciamo un passo lento e preciso con il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro alla terra, respiro. Posso rimanere in questa posizione oppure qualcuno di voi potrà ruotare bene dietro le spalle per andare poi ad aprirsi in Kapyasana. Quindi in avanti bene il bacino, gli indici tirano lontani, il mento è chiuso e cerco di portare l'energia nella parte alta della schiena dove c'è il petto, dove c'è il cuore. Nell'ispirazione accompagniamo i polpastrelli alla terra, punto il piede posteriore, attivo bene la coscia, espiro tutta l'aria per poi inspirare lentamente verso l'alto. E qui è come se disegnassi nell'aria, seguo con gli occhi, seguo con lo sguardo la mia posizione e la vivo.
cerco la mia forma, cerco di mantenerla. Qualcuno andrà incontro a una forma leggermente più aperta, qualcun altro avrà una forma un po' più geometrica. Accompagniamo la mano sinistra al tappetino, facciamo un passo indietro per riportarci in Adduttore Svanasana, bacino alto. Mantengo la posizione, rilasso la respirazione, sciolgo il mento. E poi da qua, nella prossima ispirazione, piede destro in avanti, piede sinistro, creo una leggera distanza. Cerco di far convergere leggermente gli alluci all'interno, li aggancio. Nell'inspiro sguardo in avanti, allungo. Ed espirando, gomiti che si aprono, che cercano quasi di unirsi davanti alla mia testa. Mi appendo, rilasso e sto. Cerco di sentire il respiro dell'addome che è morbido. Abbandono. Inspirando sguardo in avanti, andiamo a dare adesso una distensione ai polsi, che durante i saluti al sole sono molto sollecitati. Quindi inspirando porto un massaggio nella zona delle mani ed espirando mi aiuto proprio a distendere e rilassare i polsi. Naturalmente una buona variante può anche essere agganciare i polpacci per non fare spazio magari con le ginocchia un po' piegate. E state. Inspiro sguardo in avanti. Ed espiro, riaccompagno i piedi vicini, appoggio le mani alla terra, posso scegliere se fare due passi indietro oppure un saltino nella tavola, Chaturanga Dandasana. Inspiro, cadevo la faccia in su, aprendo bene il torace, ed espiro, Adho Mukha Svanasana. Nella prossima ispirazione, piego il ginocchio destro, lo raccolgo all'interno dell'ombelico e poi vado a puntare il piede destro al cielo, cercando di mantenere l'allineamento del bacino. Divido le dita del piede destro e mi concentro sul polpaccio sinistro che è attivo, che viene stiracchiato. Inspirando, piede destro tra i palmi delle mani, ruoto il piede posteriore e nell'inspirazione mi porto su, mani al cielo. Inspiro allungo ed espiro, provo a scivolare in avanti con il fianco destro. E mi do del tempo, inspiro ancora ed espirando mi concentro sulla parte che sale, la seguo e sto e respiro. E qui provo a stare. Il mio mento si posiziona sulla spalla sinistra, il respiro entrerà nella parte sinistra del corpo. Cerco di sentire il polmone alto, le gambe attive. I piedi è come se volessero richiamarsi l'uno contro l'altro. Quindi create una forza centripeta tra i piedi. Nell'inverno ci riportiamo su. Andiamo a stendere bene il fianco destro. Allunghiamo il braccio destro ed espirando piego il ginocchio destro e mantengo. E sto. I più esperti potranno accompagnare la mano sinistra dietro la schiena e provare a intensificare leggermente l'apertura del fianco. E anche qui dedicate il tempo alla posizione, al respiro. Cerchiamo di stare quanto basta, quanto sufficiente per percepire gli effetti. Inspirando, stendo la gamba destra, porto su entrambe le braccia ed espirando, entriamo nel secondo guerriero, quindi dall'alto. Apro le braccia e quando mi sembra di essere già nel mio allungamento, inspiro di nuovo ed espiro a fondo, occhi precisi, la gamba posteriore attiva, il respiro leggero e mantengo. Provo a stare ancora un respiro, pensate soprattutto alla parte posteriore del corpo. E da qua nel prossimo in, mani a terra, facciamo un passo indietro con il piede destro e ruotiamo in direzione del braccio destro. Prima variante, mano sinistra sul fianco, il bacino si solleva, se sono scomodo accompagno il piede sinistro davanti alla gamba destra, altrimenti sto e posso anche provare a stendere. E respiro.
Anche qui mi do tempo per entrare nella forma, e per sentire. La mano sinistra si riporta alla terra, accompagniamo le ginocchia al tappetino, qui approfittatene per sviluppare bene il collo del piede, stacco il braccio destro inspirando ed espirando lo faccio scivolare la terra, rilasso la teglia destra, abbandono. E se qualcuno se la sente può portare il braccio sinistro dietro alla schiena. Quello che conta è che percepiate bene il respiro nella parte sinistra del corpo. E sto. Nella prossima ispirazione prendo la mano sinistra, vado a riaccompagnare la mano destra del tappetino, mi riporto in Dukkha Svanasana. Inspiro nella tavola, espiro Chaturanga, inspiro. Cade con la faccia in su, tirando bene le mani, sviluppo la schiena ed espiro a Dukkha Svanasana. Andiamo a sinistra, quindi accompagniamo prima il ginocchio al bacino, il tallone in direzione del gluteo e poi facciamo salire la gamba come se fosse una penna che punta al cielo e che scrive. Mi concentro sul polpaccio destro che viene allungato, attivato, percepito. Continua a lavorare per chiudere il bacino, chi ha la tendenza ad aprire un pochino l'anca, stia attento qua. Nella prossima ispirazione facciamo un passo in avanti, ruoto il piede posteriore, inspirando ci portiamo su. E come abbiamo fatto prima, inspiro di nuovo per prendere spazio ed espiro, cerco di scendere, allungo, mi fermo, inspiro di nuovo ed espirando inizio a concentrarmi sulla parte del mio corpo che sale. La destra e sto mantengo, attivo le gambe. Ecco, cercate di mantenere la posizione proprio provando a sentire che il fianco sinistro si porta indietro e che il polmone destro in questo modo ha la possibilità proprio di ruotare e di aprirsi al respiro. Nella prossima ispirazione ci risolleviamo, questa volta è il braccio sinistro che va ad allungare tutta la catena, si porta dietro le costole, porta aria nel polmone ed espirando piego il ginocchio, posso accompagnare la mano dietro la schiena oppure mantenere un'estensione e sto. Inspiro, riporto le mani al cielo ed espiro, andiamo proprio a entrare dall'alto verso il basso nella posizione del guerriero, allargo, guardate il piede posteriore che continua a riaggiustarsi, continua a cercare la sua posizione sulla terra e quando l'ho trovata le braccia possono veramente stendersi, attenzione a non far crollare il ginocchio, a mantenerlo ben aperto, un respiro profondo. E da qua, nella prossima ispirazione, portiamo le mani alla terra, facciamo un lungo passo indietro ed entriamo nella tavola verso il lato sinistro. Quindi sento il fianco destro che sale, questa è una prima variante. Qualcuno avrà modo di salire anche con la mano destra. E sto. Respiro, magari respiro anche nelle piccole fragilità di uno dei miei lati. Perché non è detto che siano uguali e non è detto che sia comodo. E poi mano destra alla terra. Ancora una volta approfittiamo per andare ad allungare il collo del piede, ginocchia. Sollevo il braccio sinistro nell'inna. Ed espirando mi concedo un momento non di rilassamento, ma di rilascio della tensione. Quindi svuoto. Tempia sinistra alla terra e sto. E qui so che la tentazione di portare il braccio destro dietro la schiena e rendere questa posizione un po' più complessa c'è, ma io vi chiederei invece di provare a concentrarmi sul peso che la teglia sinistra riceve e stare lì, ancora un respiro profondo. Nella prossima ispirazione la mano destra preme, ci riportiamo quattro zampe, andiamo a puntare le dita nei piedi dietro di noi e allarghiamo un po' la posizione. Quindi abbiamo i piedi alle due estremità del tappetino, anche le mani creano una buona base.
Inspiro qua ed espiro, la mano sinistra si accompagna verso la caviglia destra. Guardo sotto la scena destra, cerco di bilanciare al centro il mio peso e mantengo. Il gomito destro, se è leggermente esteso per alcuni di voi, provate a piegarlo un pochino. La mano sinistra si riporta poi all'inizio del tappetino. Spingo il bacino mentre vado dall'altro lato. Aggancio la caviglia destra, rilasso le spalle e sto. Provate a vivere questa posizione come un'occasione per farvi proprio allungare nella zona cervicale. E poi da qui la mano destra si riporta all'inizio del tappetino. Andiamo ad avvicinare i piedi tra loro e proveremo a fare tanti piccoli passi, sollevando bene un'anca, poi l'altra. Magari le dita delle mani ci aiutano. Agganciamo le caviglie in. Ed espirando, andiamo questa volta a portarci con le mani sotto i talloni, con il peso che raggiunge proprio l'avampiede, la testa che cade. E sto. In alternativa, chi se la sente può provare ad accompagnare le mani oltre la linea dei talloni e conquistare con l'azione dell'addome un allungamento ancora più profondo. Inspirando la testa parte, stacchiamo il contatto delle mani, portiamo tutto verso l'alto, abbraccio la schiena ed espiro, parlo delle mani a preghiera, da ritirarli e mantengo. Un istante di respirazione per abbassare le spalle, centrare il nostro asse e ci prepariamo per lavorare sull'equilibrio, quindi abbiamo bisogno di una grande percezione del centro. Portiamo la mano sinistra al fianco, le dita del piede sinistro si liberano, si aprono. Nell'inspirazione vado a sollevare il ginocchio destro, occhi immobili, sguardo fermo. Chi di voi se la sente dall'interno, aggancia la luce e prova a stendere la gamba. E sto. Respiro, rilasso le spalle. Devo sempre cercare di arretrare con la spalla destra. Ancora un respiro profondo. E da qui vado a raccogliere la caviglia, accompagno la caviglia in alto alla coscia. Una prima variante con le mani a preghiera. Nell'inspiro sono io che do equilibrio alla posizione dell'albero. Nell'espiro è la posizione che dà equilibrio a me. Quindi c'è un dare e ricevere continuo. Provo a sentirlo. E poi da qui sciolgo, piede destro alla terra, ascolto il piede sinistro che lentamente si riprende, è un piccolo shavasana della pianta del piede, e poi vado dall'altra parte, dita del piede destro ben aperte, mano al fianco destro, mano sinistra al ginocchio sinistro, oppure all'alce, aggancio e inspirando stendo, arrendo bene con la spalla. E qui sento la fierezza, la compattezza della posizione che entra nel mio corpo e creo spazio per questa possibilità, per questa sensazione. Inspirando, andrò a raccogliere bene la caviglia, il tallone, accompagno in alto la coscia destra. Ecco, se l'equilibrio traballa, non è un problema, scendo, mani a preghiera. Ricordiamoci che l'equilibrio nella posizione è la capacità di trovare la propria misura senza lasciarsi scompensare, non è riuscire a tenere l'equilibrio a tutti i costi. E poi da qui andiamo ad allargare un pochino la distanza tra i piedi, li portiamo proprio verso l'esterno del tappetino. Inspirando, cresciamo verso l'alto, ci prendiamo un attimo proprio per allungare ed espirando, allargando le ginocchia. Proviamo a scendere in posizione di malasana, mani a contatto, gomiti che toccano il corpo delle ginocchia, mantengo, occhi fermi, precisi, e sto. E qui devo predispormi come se avessi la possibilità di stare per molto tempo, quindi trovo la mia comodità, la mia serenità nella posizione e la respiro completamente. Vado per accompagnare le pastelle alla terra, sollevo il bacino verso l'alto, chiudo i piedi all'interno, li avvicino ed espirando, mano al tappetino, possiamo fare due passi o un salto in chaturanga. Inspiro,
Tenga faccia in su ed espiro ad Omukha Svanasana. Inspirando a lungo la gamba destra al cielo ed espirando vado ad accompagnare il ginocchio destro tra i palmi delle mani. E quindi concentro sulla parte sinistra che scivola indietro, che si apre. Se ne rassento, porto la tibia parallela al tronco del trappettino. Inspiro, sguardo verso il cielo ed espiro lentamente, mi porto in avanti, mani a preghiera, gomiti alla terra, rilasso la schiena, abbandono. E qui qualcuno avrà la possibilità di portare proprio la bocca dello stomaco in prossimità della tibia e percepire il battito cardiaco. È una sensazione molto rilassante. Nella prossima ispirazione srotolo, vado a camminare con le mani proprio in prossimità del piede, raccolgo all'interno il tallone destro, appoggio i palmi alla terra, punto il piede posteriore, inspirando riporto la gamba destra al cielo ed espirando provo a scendere in Tapada Chaturanga con i piedi legati, inspiro, la faccia in su ed espiro ad Omukha Svanasana. E di qui di nuovo la stessa gamba, la destra, si porta ancora una volta tra i palmi delle mani. E qui mantengo. La gamba sinistra posteriore si allunga. Occhi precisi, potete stare qua. Oppure provando a mantenere il bacino basso, un affondo bassissimo, porto sulle mani precise, occhi fermi. Qui c'è l'equilibrio, qui c'è la forza. Qui c'è la posizione che mi permette proprio di stare. Cercate di trovare l'immobilità in mezzo a tutti i movimenti che sono naturali per il corpo. E poi mani alla terra, ginocchio sinistro del tappetino allungo la gamba destra. E qua inspiro, faccio spazio ed espirando indietro l'addome, indietro il bacino, lentamente cammino in avanti. E lentamente significa lentamente. Quindi mi do il mio tempo, rilasso la testa. Stop. Qualcuno di voi dovrà portare le braccia alla terra, qualcun altro magari invece avrà bisogno di un piccolo supporto di appoggiarsi sui polpastrelli. Trovate un ordine, qualunque sia. E poi da qua, chi di voi se la sente potrà provare a camminare un pochino in avanti con il piede destro, con il tallone, e ricordatevi che c'è una gamba posteriore che può arretrare. Se ho la possibilità di portare la pancia a contatto con la coscia, è già tantissimo. Chi di voi se la sente potrà poi proseguire, ricordandosi di aprire bene il petto, allungando il naso al cielo e mantenendo la posizione. Forma ideale, mani a preghiera. Attenzione al ginocchio posteriore, Respiro. E qui ci sto se sento la piacevolezza della mia forma. Altrimenti mollo, arretro un pochino. Mani alla terra, punto il piede posteriore, raccolgo il piede destro al tappetino e inspirando il piede sinistro si porta in avanti. Chiudo completamente il corpo. Nel prossimo inno è tutto verso l'alto. E inspirando, ci prepariamo per la Tarajasana con gli occhi fermi, le mani scendono lentamente, sento la gamba destra che si allunga e sto. A questo punto posso andare a prendere l'interno del piede, questa è già un'ottima posizione, allungo il braccio, chi se la sente prosegue e cerca di vivere proprio queste due linee. Respiro. Il corpo vibra, perché la vibrazione fa parte della materia. Inspiro, riporto in avanti il piede destro, rilasso. Provo a tirare le mani avanti e andiamo a fare due respiri qui, nell'in. Avvicino le dita delle mani, spasso respiro nelle clavicole. Nell'ex, rilasso, respiro, rilasso le dita. Ancora uno in, parto dalle dita che spingono le respiro nelle clavicole, nell'ex, dalle clavicole,
le dita vengono sospinte. Mani accanto alle cosce, concentrazione fortissima, inspiro su ed espiro, mani alla terra, mi chiudo. Nell'inno sguardo in avanti, nell'ex due passi un saltino indietro, Chaturanga Dandasana, inspiro Urdhva Mukha ed espiro Adho Mukha Svanasana. Inspirando stendo la gamba sinistra, questa volta è il ginocchio sinistro che si porta tra i palmi delle mani. E qui ricordatevi di organizzare, di fare tutto con estrema cura, quindi la parte posteriore è quella che devo veramente allungare, l'assetto. La parte anteriore cerco di scoprirla, di capire quanto la mia tibia può portarsi avanti. Inspiro, sviluppo ed espiro, mani a preghiera. Avambraccia alla terra, rilasso la testa e stop. Cercherò continuamente di ruotare la parte destra verso il basso e di riempire con il respiro i buchi, le cose che sento, che percepisco come vuote, che mi separano dalla terra. E chi come me ha avverte un forte fastidio, ad esempio nella zona del gluteo sinistro, non abbia paura di arretrare un pochino con il tallone. Inspiro, srotolo, accompagniamo le mani accanto al ginocchio sinistro, andiamo a puntare bene la gamba destra, proviamo a sollevarci in Adho Mukha Svanasana stendendo la gamba sinistra e poi il Kapala Chaturanga, inspiro, prendo con la faccia lì in su, gambe molto attive ed espiro Adho Mukha Svanasana. Facciamo adesso un lungo passo in avanti, ancora una volta con il piede sinistro tra le mani, e mi prendo il mio tempo, questa può già essere la mia posizione finale, forte, altrimenti tutto rimane di dov'è, porto su solo gli occhi e solo le mani, che sono precise come una lama, e sto, respiro. Ci portiamo su una specie di piccolo orlo, oltre il quale il corpo potrebbe non cedere. Proviamo a cavalcare, a stare lì, mani alla terra, accompagno il ginocchio destro al tappetino, vado a risucchiare la gamba sinistra nell'in, creo apertura nell'ex, mantengo l'apertura e mi allungo, rilasso, e respiro. Anche qui proverò a camminare in avanti, cercando di entrare nella lentezza del movimento. Quando andiamo veloci nei passaggi, a volte perdiamo l'occasione di vedere cosa succede se andiamo lenti. Se andiamo lenti magari possiamo scoprire che la posizione in realtà non la possediamo davvero, o viceversa troviamo una strada nuova, quindi a volte è bene anche rallentare. Inspirandoci ci portiamo avanti e proviamo a scegliere la nostra variante. Le due gambe sono diverse tra loro. Mi ricordo che la gamba posteriore può arretrare. Posso rimanere in una posizione di questo tipo, oppure se ne ho la possibilità, sollevo, punto gli occhi e trovo la mia forma, la mantengo. Respirate con il fastidio, respirate con la durezza. Respirate con ciò che ci impedisce di goderci veramente la posizione. Sciogliamo questi aspetti. E poi da qui, mani alla terra, andiamo a puntare il piede posteriore, raccogliamo il piede sinistro e facciamo un passo in avanti. Inspiro lungo, mani alle tibie, ed espiro, mi chiudo completamente. Nella prossima ispirazione, sulla testa, sulle braccia. Ed espiro, mi preparo per la Tarajasana, questa volta è la gamba sinistra che si solleva, piede destro al tappetino, mi do tempo e poi, quando me la sento, aggancio, posso stare o posso provare a espandere. Un'espansione che ha tanti gradi, tante possibilità, tanti livelli, occhi immobili, viso rilassato. E da qui accolgo, piedi vicini, mani a preghiera. Prima di portarci i nostri allungamenti, un breve kriya,
Andiamo ad aprire la distanza tra i piedi. Ve lo faccio vedere. Rilassiamo il bacino. È un tentativo di sciogliere le ultime tensioni prima di poter allungare. Ed è così. Inspiro. Espiro. E ancora in. Forti i piedi. Espiro. Rilasso le spalle. Gli ultimi due in. L'ultimo precisissimi. Trattengo. Ed espiro. Bene. Lascio andare la testa, srotolo piano piano la posizione. Mi riporto verso l'inizio del tappetino. E ci prepariamo per venire a sedere. Quindi mani accanto alle cosce. Inspiro sulle braccia. Espiro, mani da terra, bacino indietro, chiudo completamente. In, srotolo la schiena. Ed espiro, due lunghi passi indietro, piede sinistro, piede destro. Appoggio le ginocchia alla terra e poi lascio andare la fronte e la pancia. Entriamo nella posizione del cobra, sarà la nostra apertura di oggi. Lentamente incomincio a srotolare. Tiro leggermente le mani verso di me. E provo a sentire il pube a terra. Cercate di attivare uno sguardo preciso, aperto, spalle indietro, respiro. E da qua sollevo bene il coccige, porto il bacino verso l'alto, guardo tra le mani e faccio un piccolo saltino per venire a sedere. Allungo le gambe. Prendiamo un attimo di tempo, col passare accanto alle ginocchia, rilassiamo il collo. Inspiro, porto le mani al cielo. Espiro, entro in fascia in uttanasana. Anche qui arrivo dove posso. La proposta ideale di oggi sarebbe dita all'interno della pianta del piede, mani all'esterno. Inspiro ed espiro, vado. Ma naturalmente potete trovare tutte le alternative, potete portare le mani in polpacci e rilassare, anche esercitare una bella pressione con i gomiti aperti per scendere un po' di più, oppure qualcuno potrà andare addirittura ad agganciare il polso. E sto. Inspirando srotolo, quindi permetto alla mia schiena di seguire la sua forma, quella più fisiologica, più anatomica. Espiro. Andiamo a raccogliere il ginocchio destro. Agganciamo l'alluce destro con l'indice medio della mano destra, schiena bella dritta. Inspiro in questa posizione oppure posso andare a stendere. Apro il gomito se me la sento. Aggancio il tallone. Posso accompagnare lentamente la gamba. Attenzione ad allineare bene, respiro. E qui immaginate di stimolare l'alluce, quindi datevi questo obiettivo anche con gli occhi ed espirando indietro bene il ginocchio destro, lo guardate e accompagnate il tallone in alto alla coscia sinistra. Allineo il bacino, inspirando porto sulle mani e stirando provo a ruotare bene e mi chiudo, l'ombelico cerca il ginocchio. Andrò ad allargare addirittura l'avambraccio se questo è possibile, altrimenti la mano, il piede, il polpaccio dall'esterno premuto, oppure posso anche scegliere di lasciare andare. Quindi qui seguite un po' l'istinto, che fa comunque parte della pratica. Inspirando srotolo, ed espirando con la gamba destra. Raccolgo la gamba sinistra. Vado ad agganciare l'alluce, anche qui, come se dovessi stimolarlo, mano destra alla terra, inspiro, porto su, ed espirando, se me la sento, accompagno la gamba, altrimenti anche questa è un'ottima posizione. Nel caso posso anche portare la mano destra sulla spalla per rilassare, eh? Quindi scegliete voi la vostra variante. Respiro. Inspiro.
Inspirando, raccolgo indietro il ginocchio, espirando, vado ad accompagnare il tallone in alto alla coscia destra, arretro un pochino con il gluteo destro, mani al cielo inspirando ed espirando prima la rotazione e poi l'allungamento, clavicole aperte e stop. Posso anche provare due prese diverse mentre sviluppo la posizione e poi stabilizzare gli ultimi tre respiri nella presa che sento oggi come più idonea al circuito respiratorio, quindi non ho per scontato niente. Inspirando, snodo una vertebra sull'altra ed espirando, libero le tensioni, porto i piedi vicini, allargo le ginocchia. Sviluppiamo questa posizione che compensa molto bene tutta l'azione che c'è stata nella pratica. Andiamo a portare fuori il petto, su il naso ed espirando abbracciamo, se possibile le tibie, lasciamo andare la testa e rilassiamo qui. Concentratevi di curvare la schiena e rilassate. E una volta che in questa posizione trovate pace, potete poi mantenerla anche molto a lungo. È una posizione fatta per essere tenuta a lungo. Inspirando, andiamo a srotolare, ci riportiamo su. E facciamo un'espirazione in due colpetti dalla gola. Manteniamo. Allarghiamo le cosce. Portiamo le dita dei piedi rivolte verso l'alto, le cosce che guardano a loro volta verso l'alto. Nell'inspiro porto su le braccia, nell'espiro vado con la mano destra all'interno della gamba destra, proverò ad aprire la parte sinistra, a ruotare. Ecco, piuttosto che fare questo, mantengo al massimo della mia possibilità di espansione. Se invece qualcuno se la sente, può provare proprio a viaggiare all'interno del piede destro per agganciarmi all'esterno con la mano opposta, ma devo avere la spalla ben sollevata, portare respiro e sto. Continuate a tendere la testa come se da un filo proseguisse. Nell'in solleviamo tutto il braccio ed espirando lo lasciamo andare morbido, rilassiamo la spalla, palmo della mano sinistra aperto, palmo della mano destra chiuso, respiro. Andiamo dall'altra parte, portiamo su le mani, espirando posso scegliere la mia variante, quindi mi aiuto con la mano per aprire, ricevo l'impulso e espando, oppure scivolo con l'avambraccio per aprire ulteriormente la posizione. Se accade questo tipo di chiusura, preferisco la prima variante. E sto. E in questa posizione devo cercare di tenere o gli occhi molto ben fermi, consapevoli, oppure posso chiudere gli occhi e rivolgerli al centro della fronte. E ancora in, mi porto su seguendo il braccio destro, ed ex, palmo della mano destra aperto, ruoto la mano sinistra e sto. E respiro. E da qui andiamo a incrociare le caviglie, ginocchia larghe. Facciamo qualche minuto di respirazione prima di portarci a terra. Rilassiamo le spalle. Il pranayama che scegliamo oggi non avviene attraverso l'occlusione di alcune parti del naso, ma semplicemente a narici aperte. Mi concentro sulle ali del naso che sono fresche quando inspiro e che si scaldano quando espiro.
e da qui ci portiamo a terra, prendendo una posizione simile a quella che abbiamo appena sviluppato, piedi vicini, ginocchia larghe, porto le mani a preghiera, srotolo, porto le mani sull'addome, continuo nella mia concentrazione, ho sempre gli occhi al centro della fronte, le spalle rilassate, il corpo che sta accogliendo, sta ricevendo l'energia attiva che abbiamo prodotto. Poi andiamo a raccogliere i piedi vicino al bacino, mani accanto ai glutei. Costruiamo un mezzo ponte facendo sollevare bene il bacino, glutei attivi. Se posso intreccio le dita delle mani e cammino bene in avanti con le spalle per inarcare e per sospingere la zona clavicolare verso il mento. Ho proprio il mento che si incastra nella fossetta clavicolare. E se sono davvero nella posizione, magari gli organi interni tirano. Per esempio in questa zona, nel lato destro, ed è piacevole perché i processi di digestione incompiuti si completano. Accompagno poi di nuovo la schiena alla terra, mi fermo, posso ripetere la stessa posizione oppure posso provare a portare le mani accanto alle orecchie, piedi forti, andiamo prima a sgranchire un attimo le caviglie. Appoggiamo i talloni vicino ai glutei e inspirando ci portiamo su. Lasciamo andare la testa e proviamo idealmente a spingere bene con i talloni per allungare le gambe che andranno poi anche ad avvicinarsi. Accolgo nella schiena la mia pratica ed espirando riposiziono la terra. Mani sull'addome, rilasso, abbandono. La pratica di oggi finisce con una semplice estensione dei talloni al cielo e con un allungamento delle mani e delle braccia in direzione del soffitto. Vado a cercare un punto in cui le spalle, guardate, da così, sollevate, possono essere premute nella terra. A questo punto le braccia non cadono, mantengo, e i piedi, da attivi, si rilassano. Immagino tutti i liquidi che dalla punta delle mani, dalle dita dei piedi, vengono scaricati nella zona del centro. Il centro si scalda, le periferie si svuotano. Costruisco la mia riserva energetica per il resto della giornata. Osservo la vibrazione del corpo che rivela proprio quello che c'è dentro. Ed espirando in profondità, dalla gola magari, mi porto in Shavasana. Rilassate la vostra posizione di Shavasana, cercando di non muovere niente del vostro corpo una volta che gli arti sono caduti alla terra. Prendete gli effetti di questa caduta così come sono e vi mantenete lì. E mentre state, restituite peso a tutte le parti del vostro corpo, ai piedi, alle gambe, al bacino, agli organi interni, al petto e alle braccia. E mentre il corpo sprofonda sempre più giù verso il suolo e nella terra, osservo quello che rimane, questo respiro quieto, che non sono io a gestire,
a che accade dentro di me. Mi osservo senza attaccamento. Ora lo sento, ora non lo sento più. E lo lascio andare. Poi, lentamente, cominciate a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, la punta del naso. Non sprecate questa parte finale della pratica che è fondamentale per portarci via tutti i benefici. Quindi raccogliamo le ginocchia al petto e ci lasciamo cadere verso uno dei due lati. State lì raccolti, abbracciatevi per un attimo. E poi con la mano che sta sopra premete la terra e vi riportate a sedere in rotondità. Trovate poi una posizione comoda, le mani sono sciolte, non abbiamo segni, non abbiamo mudra, i dorsi delle mani sono sulle ginocchia. Focalizzo qualche cosa da fare per me nel corso delle ore che mi aspettano. Anche una cosa molto piccola, un momento quotidiano da dedicare a me stessa, a me stesso. E poi portiamo le mani a preghiera e facciamo un om da infondere su questo piccolo pensiero. Inspiriamo. Grazie a tutti.